sempre nel weekend io mi sfogo con lo shopping, ho preso un po' di cosine, non è niente di che, diciamo, cioè non ho preso tante cose, però sono tutte cose molto carine, secondo me ci tenevo a farvele vedere. Non so da dove iniziare, iniziamo dal make up, tanto per cambiare. E inizierei da una novità assoluta che è proprio uscita veramente pochissimi giorni fa, e sto parlando di Wycon ed è il matte lip chubby, che sono usciti tipo giovedì scorso, una cosa del genere, e appunto sabato l'ho trovato. Allora, io ho fatto un po' di foto degli swatch nel negozio e vi lascio sotto nell'info box il link al post del blog che ho appunto fatto, dove vi mostro tutte le colorazioni di questi matitoni, sono fantastici. Per sceglierne una è stata tosta, perché veramente me ne piaceva più di qualcuna. Alla fine ho scelto la 05 Corallo, che è quella che mi vedete indossare adesso, ed è questa tinta qui. Diciamo che l'idea è simile a quella delle tinte labbra di Wycon, perché hanno un effetto leggermente lucido appena messe, si opacizzano e rimangono lì tutto il giorno. Sono più confortevoli, più idratanti. A me già le tinte labbra sinceramente non mi fa seccare particolarmente le labbra. Questo ancora meno, l'ho utilizzato appunto proprio ieri che l'ho comprato, perché la commessa è stata carinissima da farmi anche provare il colore. Ve lo faccio vedere, questo appunto è il colore corallo. Ed è questo rosa con una bella punta di corallo all'interno. Io non so se renderà poi dalla videocamera, ma è davvero un colore bellissimo, super estivo. E oltretutto io li trovo stracomodi i matitoni, intanto perché non serve temperino, perché sono quelli retraibili. E poi anche se si è in giro e si vuole ritoccare, è molto più facile la stesura in confronto soprattutto alle tinte labbra, che in quanto a stesura non mi ci trovo super bene, perché la trovo un po' difficoltosa in quanto sono molto liquide. Invece questo è veramente super super comodo, mi piace tantissimo. Andate a vedere le altre colorazioni perché ce ne sono davvero di belle. E questo qui viene 6,90 euro, quindi c'è un prezzo anche abbastanza fattibile, soprattutto per la durata, per quanto è confortevole proprio sulle labbra. Altra novità che avevo visto dal sito di Kiko è una matita occhi che è la Intense Color Long Lasting Eyeliner. Anche di questo ho fatto gli swatch, quindi non so se già sarà uscito il post nel blog, comunque in caso lo trovate giù nell'info box. Io ho preso la numero 08. Diciamo che i colori secondo me non sono niente di che in questo caso. Non ho trovato colori bellissimi, sono molto simili ad alcuni che già ho onestamente, tranne questa che mi piaceva molto. Ha da una parte, intanto come vedete è questo bellissimo verde, ha da una parte la mina normale della matita, temperabile, e dall'altra lo sfumino. Vi faccio vedere il colore, sono morbidissime. Ed eccola qui, è questo verde, ma è veramente bellissimo. È leggermente perlatino, ma è proprio bello bello bello. E sono curiosa di provarla. C'è scritto che sono matite da esterno occhi, tipo per i crediti che dei liner, possono essere anche sfumate con ombretti, ma io vi dirò sinceramente, voglio provarle anche all'interno dell'occhio, vi farò sapere. E questa qui, c'è lo scontrino, sì, e questa qui è 5,20 euro. Poi da Yves Rocher ho preso un po' di cose, non vi mostro tutto perché alcune cose erano per il regalo della festa della mamma che abbiamo fatto io e mamma e nonna. Comunque per me ho preso questo burro cacao al burro di karité, e che veniva in 1,95 euro. E l'ho provato appunto ieri sera ed è davvero, guarda, un odore buonissimo, e poi è davvero molto molto idratante, proprio bello ricco, e mi piace un sacco. L'ho messo ieri sera e stamattina ho le labbra super morbide, quindi sono contenta. Avevamo poi delle cartoline. Allora, per la festa della mamma, dovete sapere che abbiamo due tessere, sia io che mamma, così prendiamo doppi omaggi. Per la festa della mamma era arrivata la mail ad entrambe e ci hanno regalato questo gel doccia piccolino, sono 50 ml, al green tea di questa linea qui. E poi
Eccolo. E sempre con la cartolina ci hanno dato questa borsa qui, che si apre e diventa una shopper, ma è enorme, infatti noi la useremo per fare la spesa, perché non so se capite quanto è grande, insomma. O anche magari per andare al mare, può essere carina. E poi si richiude tutte e diventa una coscettina piccola. E insieme a questo ci hanno dato anche questo scrub, anzi un gommage, da 30 ml della linea idratante, perché io la sto amando questa linea, perché ho provato il gel idratante, e l'acqua micellare, il tonico, quindi il gommage mi mancava. E sono curiosa di provarlo, io adoro i Verrocher per questo fattore degli omaggi, che sostanzialmente ti dà modo di provare parecchie cose. Poi io molte sinceramente mi sono anche ritrovata a ricomprarle, quindi da Calzedonia ho comprato questi leggings, che sono quelli classici basic neri di cotone, che già ho, ma li ho dovuti ricomprare e perché sbadata a me, li ho messi vicino alla candeggina e sulla coscia praticamente è venuta una palla rossa, un genio. Quindi li ho ripresi e ho preso questi qua neri semplicissimi, vengono 14,95 euro. Mi ci trovo super bene anche per l'estate, perché comunque non sono eccessivamente pesanti e mi piacciono tanto. E poi ha fatto un po' di shopping il mio ragazzo, quindi vi dimostro. Da Piazza Italia c'erano degli articoli scontati e ha preso questa felpetta, che ne ha una identica, sempre di Piazza Italia, ma è tipo color petrolio, ed è invece questa grigio chiara. È semplice, proprio semplice semplice, di cotone, molto leggero, e dietro ha il cappuccio, proprio super easy. E questo qui veniva a 12,95 euro e era scontata al 50%, quindi l'ha pagata 6 euro e qualcosa, quindi ottimo. E poi ha preso una camicia a maniche corte di questo bellissimo colore, è un color petrolio un po' più tendente al blu che al verde comunque, ed è davvero molto carina. Questa qui a maniche corte, leggera, semplicissima, di cotone. E questa qui non era sconto, però veniva solamente 9,95 euro, è veramente carinissimo, il colore mi piace tantissimo. E niente ragazze, queste sono le cosine appunto che ho comprato nel weekend, spero vi sia stato di compagnia questo video, vi abbia fatto piacere vedere queste cosine che appunto ho acquistato. Io vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video, ciao!